vedendo questa trascrizione, io amo chiamarla proprio trascrizione e non sottotitolazione, perché occorre un professionista per avere dei sottotitoli veri e propri, perché il modo in cui si va a capo, le parole che si utilizzano, le virgole, la punteggiatura, le parole che si sceglie di mettere nel sottotitolo sono frutto di una professionalità. Quindi anche per rispetto nei confronti di questi professionisti, io amo distinguere appunto la trascrizione dalla sottotitolazione. Chiamare le cose con il loro nome e usare quindi anche un linguaggio condiviso è ciò che abbiamo imparato, per esempio, dalla classificazione ICS che l'OMS ha introdotto nel 2001, un po' come il rapporto Brundtland, si dice. Come si dice? Abbiamo visto prima, è stato introdotto nel lontanissimo 1987, sono questi intorno alla sostenibilità, intorno all'accessibilità, all'inclusione dei processi lunghissimi, per la loro complessità e perché coinvolgono una grande molteplicità di attori presenti e lontani, dentro le organizzazioni ma anche all'esterno, perché sono le politiche, sono gli ambienti, sono le culture che fanno la differenza, come molto giustamente sottolineava Gabriele Provena prima, perché ha proprio messo l'accento sul tema delle culture. E quindi noi abbiamo voluto provare a mostrarvi ora questi strumenti che sono tecnologie non assistive. Questa è la grande rivoluzione. Sono i dispositivi che abbiamo tra le mani tutti. Per chi ha un deficit, esistono poi le tecnologie assistive, a partire da apparecchi acustici, impianti cocleari nel caso delle persone con disabilità, anzi io dico deficit uditivi, perché la disabilità è l'esito dell'interazione che noi abbiamo con i nostri limiti e le nostre capacità, con gli ambienti, quindi a seconda del contesto c'è o non c'è una disabilità, o diminuisce. Non avremo mai un ambiente completamente accessibile,